Ragazzi, ormai mi conoscete e sapete che io non amo le sfide semplici, quindi questa è pasta. Buongiorno ragazzi, qui è Logan che vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Lo avete letto dal titolo e ve lo sottolineo, questa settimana andremo a mangiare solo pasti contenenti ketchup. E come avete visto all'inizio del video, non sarà cibo come wurstel, hamburger, patatine fritte, cose che tutti mangiano col ketchup. No, questa settimana si proveranno gusti nuovi insieme alla nostra amata salsa. Andremo a mischiare un po' di tutto e andremo a provare cose fantastiche, buone, nuove, innovative, quello che vi pare. Quindi non mi resta che finire quest'intro e lasciarvi al video e a questa fantastica settimana. Quindi eccoci qua per il nostro primo pasto. Che bello, eh? Mischiamo un po' il nostro ketchup con la pasta. Che buon odore, mamma mia. E andiamo subito ad assaggiare. Prendiamo una bella forchettata e vediamo se hanno ragione gli americani o se hanno ragione gli italiani ad indignarsi. No, no, non è buona. No, cavolo, mi aspettavo qualcosa di grandioso. Però vediamo se la possiamo migliorare col nostro amico parmigiano. Alla fine, anche la pasta al sugo, ragazzi, senza parmigiano è un sapore un po' a metà. Quindi il suo fratello, ketchup, magari ha bisogno del parmigiano per creare un gusto pazzesco, innovativo. Parmigiano è mangiabile? Mangiabile. Ma nel senso, tanto me la devo finire questa settimana, ho fame, me la mangio. Pasta finita, due considerazioni. Primo, il parmigiano la migliora tantissimo, nel senso tantissimo, è proprio tutto un altro sapore. Si sente ancora il ketchup, me lo sento addirittura nel naso, però veramente migliorata tantissimo. La prima forchettata, giuro, io stavo veramente per vomitare. Pian piano ci si abitua al sapore. Chi ha ragione fra italiani e americani? Nessuno, mangiatevi quello che cazzo vi pare e non rompete le palle. Però, se dobbiamo rispondere alla domanda, ci sta bene con il ketchup, pasta in bianco? No. Ci vediamo stasera a cena con qualcosa, speriamo, di migliore. Bene, e se a pranzo abbiamo avuto la pasta, è conseguenziale che a cena abbiamo la carne. Carne di vitello, non la classica carne che si mangia di solito col ketchup, come possono essere salsicce, non lo so, hamburger. Siamo qui per dimostrare come il ketchup può migliorare la carne, non solo di maiale, come gli esempi che ho fatto poc'anzi, ma anche altre carni. Inzuppare. E mangiare. A parte il fatto che ho cucinato la carne con pochissimo sale e che quindi fa un po' schifo, il ketchup ci sta bene, la migliora. In più, guardate questo colore un po' smorto, questo bianchiccio, brutto da vedere in una cena quando inviti le persone a cena e gli offri questa fettina così un po' insulsa. Guardate adesso come migliora. Dai. Cena super veloce, super anche un po' troppo semplice, sinceramente. Come ho detto prima, naturalmente ci sta bene, eh? Forse dopo mangio anche qualcos'altro un po' per revitalizzare questa cena. Ed eccoci a dopo. A me è rimasto ancora un po' di ketchup qui nel piatto e visto che non si spreca niente, io qua ho avanzato da Natale un torroncino. Speriamo non sia scaduto, non credo però. E visto che non si butta via niente. Mamma mia. Non è buono questo, per niente. Ci vediamo domani. Oh, ciao. E siamo al secondo giorno. Io sto abbastanza in hangover, credo che si veda dalla faccia. Qua sotto c'ho pure il pigiama, i capelli stanno una merda. Ma cosa c'è di meglio del ketchup per sconfiggere il post sbronza?
niente o tutto, non lo so, lo scopriremo oggi. Cosa abbiamo qui stamattina? No, sono le 3 di pomeriggio, quindi cosa abbiamo qui adesso? Il pranzo preferito del lavoratore italiano, il panino al volo, no? Quello sbrigativo, quando stai in ufficio ti devi sbrigare, ah, vado a prendere un panino al volo e... una fiesta o non mi ricordo com'era la pubblicità. Da una parte il tacchino leggero, dietetico, per quelle persone che stanno tutto il giorno sedute lì in ufficio a lavorare al computer e la sera da soli si cucinano una paella perché non hanno niente da fare, non hanno nessuno con cui dividere questo pasto a pranzo, stanno più sul dietetico, un tacchino al volo, per poi finire alle 5 di pomeriggio a prendersi alle macchinette della redazione 3 scatole di baiocchi al cioccolato. Dall'altra parte invece abbiamo il panino col salame, per chi è più in movimento, per chi ha fretta, per chi poi deve correre ma gli serve energia, quindi il tacchino non darebbe abbastanza energia, allora salame, bello, calorico, potente, ci piace il salame. Ma qui non stiamo al lavoro, cioè stiamo lavorando per fare questo video ma non prendo soldi, qui stiamo sperimentando, quindi sul nostro tacchino e sul nostro salamone ci mettiamo la nostra salsa paradisiaca. Allora, il problema del tacchino molto spesso è che è pastoso, si blocca nella giugulare, non ti scende mai giù. Su questo il ketchup lo aiuta tantissimo, scende tranquillamente anche senza bere acqua. Il problema è che il sapore non è niente di che, salame. Non c'è niente da fare ragazzi, il salame è proprio best salume, best insaccato, best come cavolo lo volete chiamare ever, veramente. Buonissimo. Oddio, questi finisco off camera, non mi vado a filmarmi mentre mangio la fine. Non risolvono l'hangover, ma panino con salame con ketchup ci sta bene. Panino con tacchino e ketchup non ci sta bene. Ed è pure quello più grosso che ho. Perfetto. Ci vediamo stasera. Seconda cena di questa fantastica sfida. Sicuramente ci saranno durante questa settimana un sacco di mini sfide nella sfida gigante. Una di queste, probabilmente la mia preferita, sarà quella del ketchup contro il pesce. Naturalmente non è una battaglia, ma dovrà diventare un'unione di due sapori buoni che insieme ne formano uno super. Oggi iniziamo con il primo capitolo di questo fantastico racconto. Abbiamo qui dei bastoncini Conad, Findus Conad, uno dei due, eccoli qua, che sono anche abbastanza bruciati perché non ho ancora imparato a usare il forno, vabbè, passiamo oltre, che andremo a inzuppare invece che nella salsa tartara classica in cui si inzuppa il pesce o in quella salsa del filetto fish che non so cos'è, andremo a inzupparli nel nostro amato ketchup. Mettiamone un bel po' qua. Primo assaggio. E io credo che posso anche chiudere il video di oggi qui, perché il merluzzo, credo che siano bastoncini di merluzzo, non ne sono sicuro, il merluzzo dei bastoncini ci sta benissimo col ketchup. Il fritto, il panato dei bastoncini, che non sono fritti perché sono fatti al forno, però vabbè, ci sta bene. Unica pecca, sono un po' bruciati, ma non è colpa del ketchup, è colpa mia che sono un coglione, però... Dopo questo gioco di prestigio e dopo aver detto che sono molto buoni, a me non rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento a domani per il terzo giorno. E siamo al terzo giorno. Già al terzo giorno, non me ne sono neanche reso conto che sono passati già 2 giorni, per quanto sta andando liscia questa sfida. Allora, per questo terzo giorno che cosa abbiamo? Abbiamo una vellutata di zucca, ci andrò a mettere anche i crostini, però l'ingrediente principale ancora non l'ho messo, prego. Al contrario di altre cose con cui ho ketchupato, non sembra cambiare troppo il colore. No, aspetta, sì, adesso che mischio bene, sì. Quindi ho detto già prima stronzata del giorno, però vabbè. C'è un bel contrasto di sapori che non sono super, eh. Però magari col crostino migliora. Non è migliorato. Oh.
Ok, decisamente ho messo troppo ketchup, veramente tanto. Quindi mi duole ammetterlo, e già posso dirlo dopo 4 cucchiaiate, che il ketchup purtroppo non sta bene con la vellutata di zucca. Veramente orribile, ma la cosa peggiore è che io me lo devo finire sto coso, perché sennò io fino a stasera non reggo. È veramente anche peggio della pasta, perché almeno la pasta 7 forchettate ti è finita. Questo sta durando pure tanto, cioè è una cosa atroce, è veramente atroce. Comunque volevo la difficoltà e l'ho trovata, bene così. Queste sono le sfide che ci piacciono. Sono veramente vicino al vomito. Non ce la faccio, non ce la faccio veramente, non ce la faccio. Oh cavolo. Beh dai, ne è avanzato anche poco, ma preferisco digiunare fino a stasera piuttosto che mangiare ancora sto schifo. Non è iniziata la grande questa giornata, ci riprenderemo sicuramente stasera. Ci vediamo stasera. E per questa cena la nostra amata salsa andrà a condire 3 tipi di uova diverse. Questa varietà di uova comprende un uovo all'occhio di Dio, un uovo sodo e un uovo qui alla coque. Sta qui dentro, è mezzo aperto. Mettiamo un po' di ketchup qua. Mentre per l'uovo alla coque facciamo semplicemente... Lo insanguiniamo, possiamo dire. Lo insanguiniamo. Licenza poetica. Allora, andiamo ad assaggiare subito l'uovo sodo. È il primo di questa sfida. L'uovo sodo molte volte si mangia con delle salse. Per esempio l'uovo alla diavola si mangia con la maionese. E in effetti non ci sta male. Vediamo l'uovo all'occhio di bove. Anche qua per niente male, non è... Allora, non è che da oggi in poi mangerò le uova col ketchup, quindi non è che dici hai scoperto questo sapore pazzesco, fantastico, però è buono, però è decisamente buono. Vediamo l'uovo alla coque, quello forse con un sapore più delicato e quindi magari difficilmente si sposa col ketchup. E in effetti qua, esatto, è quello che si sposa peggio. Bene, cena veloce, leggera e soprattutto buona. Questa settimana sta andando benissimo. Tra alti e bassi comunque stiamo espandendo gli orizzonti dei nostri sapori. E va la grande così, va la grande così. Oggi a pranzo ho mangiato una cosa che faceva completamente schifo, però almeno adesso lo so. Stasera invece ottimo tutto. No, l'uovo alla coque no, quindi ci sta bene col ketchup, uovo sodo sì, uovo all'occhio di Franco sì, uovo alla coque no. Ci vediamo domani con il quarto giorno. Allora ragazzi, siamo arrivati al quarto giorno, giro di boa. Probabilmente questo sarà l'ultimo passo di questo video, perché il mio computer non regge più di 10-12 minuti di editing, perché poi inizia a laggare, quindi dividerò il video in due molto probabilmente. Cosa abbiamo oggi? C'è scritto qui: risotto con funghi porcini della super marca Viva la Mamma, che non mi paga, quindi non comprate i suoi prodotti. Sono quelle paste da fare al microonde in 2 minuti. L'andremo a condire con il nostro amico ketchup. Sarà buono? Sarà cattivo? Sarà buono, dai. Facciamo così, così vedete anche bene. Si vede? Sì, sembra una melma de merda, però si vede. Andiamo a mettere ketchup. Un po', un bel... Così, so se si vede da qua? Sì, inizia a arrossarsi tutto. Poco. A me non sembra, poi mi dicono dalla regia che sembra un po' poco, a me non pare. Andiamo subito all'assaggio, perché già mi sono rotto le palle questo odore. Guardate com'è cremoso, grandissima Viva la Mamma, è veramente un risotto con i funghi porcini da 10 e lode per 3 euro. Buon appetito. Attenzione, sapore ancora più cremoso col ketchup. Posso dire approvato? Si può dire anche solo dopo 3 cucchiaiate? Approvatissimo risotto coi funghi col ketchup. Non posso essere sicuro che sia meglio dell'originale. Avrei dovuto assaggiare prima senza e poi con, ma è una settimana in cui metto il ketchup dappertutto, quindi non si può fare. Grandissimo, finiamo alla grande questo video. O forse no, era meglio che facesse schifo, almeno c'era il content.
Allora, per rispondere alla domanda di questa settimana, ci sta bene con il ketchup? Risotto coi funghi porcini? Assolutamente sì. Non mi resta che salutarvi. Se questa è l'ultima clip del video, iscrivetevi al canale e mettete dislike. Mettete like invece se vi piace il risotto ai funghi col ketchup, quindi zero like. Provatelo e poi dite che fa schifo. Ci vediamo stasera, che però nella linea temporale vostra è forse la prossima settimana, o forse è fra 30 secondi che continua il video, o forse è tra qualche giorno, o forse mai, perché chiudo il canale. Arrivederci.